Buongiorno ragazzi, ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video in cui ho bisogno di parlare, di sfogarmi, di dirvi come la penso. Quindi partiamo subito, anche se prima vi voglio ricordare che domani uscirà, oltre la serie in un minuto, che scusate il ritardo ma questo periodo non avevo molte idee, sono un po' teso per questo finale di campionato. Oltre la serie in un minuto domani uscirà anche il video dei miei 23 giocatori, miei 23 convocati come preferiti, che porterei io all'europeo. Comunque ho seguito anche i vostri consigli, mi avete dato su Facebook per dare insomma una generalizzazione e non vedere le mie convocazioni troppo di parte. Detto questo, partiamo subito a dire quello che devo dire. Allora, sono incazzato perché a 90 minuti dalla fine del campionato vedo romanisti che già se lamentano, già piangono. Voi direte perché piangono? Piangono perché secondo loro ovviamente andremo contro il Manchester City ai preliminari di Champions League, ne prenderemo 9, usciremo, andremo in Europa League e quindi è già una disfatta. Allora, punto 1. Sebbene io non ci credo, ci spero ma non ci credo, dovete sapere, perché funziona così, che il campionato finisce fra 5 giorni. Quindi oggi campionato non è ancora finito. So che il Napoli ne darà 6 al Frosinone, lo so, ne sono consapevole. Però ragazzi, dopo che il Leicester ha vinto lo scudetto, dopo che ieri il Levante con Giuseppe Rossi, che è stato 6 mesi fuori, la squadra ha fatto 12 punti, ha battuto 2-1 l'Atletico Madrid levandogli tutte le possibilità di scudetto, quella Atletico Madrid che andò in finale di Champions, dopo tutte queste cose, lasciatemi dire che io ci spero, non ci credo ma ci spero, perché alla fine si parte da 0-0 ragazzi. Poi ovviamente noi parliamo tanto del Napoli, bisogna pensare a noi perché andiamo a Milano con il Milan che vuole per forza arrivare in Europa League ed è tostissima vincere lì, per me è una delle partite più toste della stagione. Però a parte questo, il Napoli sicuramente vincerà, però ragazzi ancora non è secondo, per cui innanzitutto calmamose, ancora non è secondo. Allacciandomi ai titoli di giornali che si sono letti, che poi la gente diciamo più grande d'età legge i giornali e pensa sia tutto vero, legge, sente le radio e pensa che sia tutto vero, no, sono coglioni ragazzi, sono tutti dei gran coglioni. A parte questo, ed è già deciso, io guarda, aspettate, ora prendo il giornale e va avverto che c'è un motivo ben preciso per cui c'ho il giornale, non sono uno di quelli che si compra Ercole Repe a boccare, io compro per leggere, per sport. Sebbene non credo alle notizie che leggo, voglio sapere insomma, comprando i giornali, i vari giornali, le statistiche generali, mi piace vedere. Poi ovviamente quando c'è scritto che la Roma vende, la Roma compra, quelle là sono tutte stronzate che devono scrivere. Ecco, una stronzata è proprio questa, guardate, Roma, una di queste sei. Allora c'è il City di Agüero, lo United, il Porto, il Villarreal, lo Shakhtar e l'Ajax, perché la Roma è una testa di serie. Allora, punto uno, per la gente che diceva che il Manchester City ci aprirà il culo, forse, poi vediamo stasera come va la partita dello United, forse il Manchester City, pensate un po', nemmeno ci sarà in Champions, perché in questo momento lo United stasera deve recuperare la partita, settimana prossima giocherà un'altra partita, se vince entrambe le partite lo United è matematicamente quarto, quindi il City lo prende nel culo e leviamo già i ma col Guardiola, ma poi sembra che arriva Guardiola e il Manchester City fanno gli europei, arriva Guardiola agosto, 10 agosto ci stanno i preliminari e il 10 agosto già Guardiola ha reso il Manchester City una squadra fenomenale. No, non mi pare, anche perché il Manchester City si è visto più e più volte, c'ha diverse falle. Ma a parte questo, io sinceramente preferirei molto più affrontare il Manchester City che lo United. Uno, perché ho brutti ricordi, e due, perché lo United può fare una campagna acquisti, anche il City. Però non, mentre il City fa una campagna acquisti più, diciamo, comprando dei fenomeni a cazzo messi lì in mezzo al campo, perché è così, il Manchester City vede un giocatore forte, oh vieni, lo United sta comprando tutti i giovani che hanno la voglia di mangiarsi pure il terreno. Poi qualche cazzata l'ha fatta anche lo United. Comunque io ho più paura dello United. A parte questo, quelli che hanno deciso, non so chi l'ha deciso, che noi siamo, non siamo teste di serie, non è vero, perché come potete vedere qua, allora una sola di queste due ci andrà, una sola di queste due, United o City, una sola. Il Porto è sopra di noi ed è già ai playoff, quindi ok. Il Villarreal è sopra di noi ed è già ai playoff, ok, quindi con quella inglese fanno 3, ricordiamo che ci sono 5 posti nei testi di serie, mentre Shakhtar e Ajax partiranno dal terzo turno preliminare, il che potrebbero andare ad affrontare squadre come l'Anderlecht, l'Olympiakos, il Rostov che non si è comportato affatto male, il Monaco, e queste che vi ho detto finora sono tutte squadre sotto di noi, anche il Monaco nel ranking, che potrebbero, secondo me, Monaco, Ajax, il Monaco potrebbe tranquillamente fare un culo così all'Ajax, detto tra di noi. Per cui ragazzi, la cerchia si ristringe. E poi c'è la tedesca, la squadra tedesca, qui manca stata messa giusto perché comunque volevano fare la copertina, ora che non sapevano cosa mettere, dovevano mettere qualcosa, non c'era ancora pronta la tedesca, non hanno messo niente. La tedesca attualmente è lo Schalke
04 se non sbaglio, lo Schalke 04, non mi vorrei sbagliare, però se mi sbaglio poi insomma me lo dite. Però ed è sopra di noi, però tutte le altre che stanno sotto lo Schalke, che vogliono raggiungerlo, non so se lo Schalke o l'Everkusen, ma poi vediamo, sono tipo il Mainz, Magonza, tutte squadre che sono sotto di noi nel ranking. Tant'è che se il Mainz si qualificasse in Champions partirebbe nei playoff, ma sarebbe sotto di noi, quindi noi già ci vedremo avvantaggiati. Quindi evitiamo di fasciarci la testa prima di rompercela. E poi ho fatto questo video soprattutto per un motivo: puta caso noi arrivassimo terzi, puta caso noi non entrassimo nelle testi di serie, puta caso beccassimo il Manchester City, ma qual è il problema, ragazzi? Qual è il problema? Cioè, magari sì, ne prendiamo 3, ne prendiamo 4. Io mi sono veramente rotto il cazzo di partecipare alla Champions League e sperare che ci famo il miracolo, che becchiamo, che non ne prendiamo 8. Basta. Cioè, ragazzi, sono il primo a dire, magari io ci capita, speriamo che non ci capita il Manchester City, nemmeno il Porto, nemmeno il Villarreal. Se ci capitano le altre due, che sono Shakhtar, che comunque è tosta, in Ucraina e mi roderà comunque il culo, o l'Ajax, che diciamo la più abbordabile, anche se è comunque una squadra difficile da affrontare. Se mi capiteranno queste due ultime squadre, bene, le altre comunque saranno toste. Però non si può partire dal presupposto che ecco che sfiga, il Manchester siamo già usciti. Allora, quando ragazzi hanno cazzo, passiamo. Se tu ti vedi spacciato ai preliminari, ai playoff, se ti vedi spacciato ai playoff, ma che cazzo ci vai a fare in Champions League? Che lì affronti il Paris Saint Germain, il Barcellona, il Real Madrid, l'Atletico Madrid, il Bayern Monaco, il Tottenham, l'Arsenal. Ma che cazzo ci vai a fare in Champions League? Cosa ci vai a fare? Se tu ti vedi escluso dalla Champions, ti vedi già proprio ucciso da una squadra che nel proprio campionato, di quanto difficile sia, è arrivato quarta dietro a Leicester, a Tottenham e a Arsenal, allora io sinceramente preferirei non affrontare la Champions League. Perché poi mi dici, però poi usciamo, e vorrà dire che non ce la meritavamo. Se tu esci ai playoff di Champions League contro chiunque, vorrà dire che non te la meritavi. E poi guardate tipo i precedenti: la Lazio è uscita contro il Leverkusen, il Leverkusen non era sto squadrone, la Lazio se la giocata è uscita. Secondo voi chi meritava più di giocare in Champions League quest'anno, la Lazio o il Leverkusen? Il Leverkusen. 2 anni fa l'Atletico Bilbao ha eliminato il Napoli. Perché? Perché il Napoli ha pensato bene che l'Atletico Bilbao fosse una squadretta di merda, per questo ha deciso di sparare in campo Michu e l'hanno preso in del culo. Così funziona: tu vai a farti il preliminare e te la devi giocare, perché vuol dire che se quella squadra sta facendo il preliminare con te, non t'hanno dato il Barcellona, t'hanno dato una squadra che comunque quest'anno passato ha fatto cagare, o almeno se non ha fatto cagare ha fatto come te, e indipendentemente dai campioni che c'ha, ha fatto come te. Perché se il Manchester City o Manchester United sono arrivati quarti, vuol dire che tu puoi anche avere Aguero, puoi anche avere chiunque, De Bruyne, però vuol dire che quelle partite contro l'Aston Villa, contro il West Brom Albion, o come si dice, West Bromwich, contro l'Everton o contro chi che sia, le hai perse, perché se no o le pareggiate, comunque hai fatto tante cazzate durante il tuo tragitto, perché se no non arrivavi dietro a 3 squadre. Per cui basta, io per primo dico che la Roma è inferiore al Manchester United. Purtroppo è inferiore al Manchester City, rischia col Villarreal, perché comunque le squadre spagnole, io preferirei forse affrontare un Manchester City a un Villarreal, perché le squadre spagnole in Europa sono tremende, passano sempre loro. Però comunque non puoi partire dal presupposto che sei eliminato. Probabilmente siamo a livello del Porto, forse inferiori al Porto, forse siamo alla pari dello Schalke 04, di poco forse sopra, ma veramente di poco. Però io romanista che vado a giocare contro il Porto, che vado a giocare contro lo Schalke, che vado a giocare contro il Monaco, che vado a giocare contro lo Shakhtar o contro l'Ajax o anche contro il Villarreal o Manchester City o United che sia, se vado in Champions League io non ci vado per fare il Bate Borisov. E non dico che voglio vincerla, ma mi sono veramente rotto il cazzo di accontentarmi di andare contro una squadra grande e dire almeno ci abbiamo provato, almeno ne abbiamo prese 4 e no 7. Perché la paura del romanista è di prenderne 7, ed è una cosa impensabile. Io voglio andare in Champions League per vedere la mia squadra a giocare, per vedere la mia squadra passare il turno, non fare la squadra cuscinetto. E se noi non cambiamo questa mentalità del cazzo che abbiamo noi per primi, come facciamo a fargliela cambiare ai giocatori che indossano la nostra maglia? E basta, cazzo.